grande rivoluzione, ci rivolgiamo a quelle 2 milioni di utenze annuali che abbiamo nei pronto soccorso del Veneto. Una rivoluzione epocale, visto e considerato che c'è un nuovo approccio rispetto ai servizi, alle informazioni e, diciamolo fino in fondo, a nuove figure professionali che saranno proprio tra i pazienti nella sala d'attesa. Questo va a risolvere un problema cronico, insomma, quello dell'attesa che poi le persone vivono nel pronto soccorso. Guardi, noi siamo i numeri uno a curare i cittadini, diciamolo fino in fondo. Ricordiamo che abbiamo circa 13 milioni di prestazioni all'anno tramite pronto soccorso, però poi magari il cittadino dice: ero lì, ho atteso tante ore e nessuno mi diceva niente. Con questo progetto non accadrà più. Ascolti Presidente, oggi brutta giornata, maltempo, neve, c'è un secondo blackout nel giro di nemmeno un mese, questo è vergognoso, insomma. Beh, non è degno di un paese civile. Sono in contatto con molti sindaci. In questo momento in cui vi parlo abbiamo 31.000 utenze senza erogazione energia elettrica, una grande nevicata, e me lo lasci dire fino in fondo, è da 3 giorni che facciamo comunicati stampa, lettere, avvisi del maltempo. Soprattutto avevamo la previsione di 2 metri, barra 3 metri di neve e ci sono stati. Voi avete in mente di accelerare sulla questione anche della class action di cui si vociferava tempo fa? Non l'abbiamo assolutamente abbandonata, stiamo provvedendo anche con la nostra avvocatura regionale di mettere insieme tutta la partita. Da un lato il tema dello stato di calamità che c'era e c'è, e dall'altro quello evidente di identificare le eventuali responsabilità dei singoli che dovevano magari manutentare, controllare o fare qualcos'altro. L'ultima domanda è sulla questione fiumi. Ancora con il groppo alla gola ai sindaci, ancora oggi, ancora dopo 3 anni, ancora mancano bacini nonostante Caldogno sia partito, mancano soldi. Ma guardi, il groppo alla gola ce l'ho io perché sono io poi quello più preoccupato, visto e considerato che poi venite a me a chiederlo. E i bacini sono in cantiere e ve l'ho detto fin dal primo giorno che non è che si fanno con la bacchetta magica, perché 100 ettari di lago artificiale lo si fanno con gli escavatori, con le gare, e siccome in Italia tutti vogliono la perfezione, la legalità, io per primo, si fanno le gare, si fanno le cose fatte bene, perché se no altrimenti dal bacino si va direttamente in tribunale.